È gennaio. Fa freddo di brutto. I gatti non collaborano. Sono pure a dieta. Un biscottino, un biscottino. Posso mangiarlo? No. Oggi non ho più niente da fare al computer. La stagione non è ancora iniziata. E quindi mi sto un po' rompendo le balle. Allora sono andato a curiosare nella mia collezione di Lego e mi sono ricordato di averne uno bello marcio. Eccolo. Questo sì che è bello marcio. Come sto collezionando tutti i caschi Lego, avevo comprato questo qui che però ha scatola tutta bagnata, tutta rovinata, praticamente da buttare. E quindi ho pensato di costruirlo. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Secondo me le istruzioni sono marce. Ecco, sì, come immaginavo, sono diventate praticamente un tocco di cartone. Questa non serve più. Se non lo sapevate, su Lego potete trovare infatti tutte le istruzioni online. Basterà digitare il nome del prodotto col codice e vi uscirà il link. Eccole qua. Le scarichiamo e poi ce le apriamo qui. Siamo pronti a partire. Dato che questo Lego è abbastanza piccolo, sono circa 700 pezzi, solo 5 sacchetti così, ho deciso che lo monterò al contrario, partendo dalla fine. Eccoci qui quindi con il nostro sacchetto numero 5. Vediamo di cominciare. Ecco fatto, wow. Chissà dove andranno tutti questi pezzi. Benissimo, bene, bene. Possiamo cominciare, ok. È complesso. Dunque, l'ultimo passaggio 194 mi dice di mettere questo pezzo. Ok, lo mettiamo. Qui. Fatto. Allora siamo qui, quindi dobbiamo costruire tutta questa struttura attorno per farlo sostenere. Devo un po' indovinare i pezzi che ci sono. Se noi abbiamo questo così e poi lì c'è quello lì, poi vedo che ci sono due di questi. Sì, però questo si attacca a che cosa? Vabbè, improvviserò. Non c'è da dire. E poi lì ci vanno questi due. Sta funzionando, eh? Abbiamo fatto qualcosa. Questa roba qui, che non so cos'è. Andiamo indietro di una pagina. Ah sì, ecco, adesso sono tornato indietro, ma i passaggi prima li ho già fatti, effettivamente, giusto. E ho sbagliato. Bene. Niente. Maronna, quanto è difficile adesso. Ci vuole il coso per togliere i pezzi. Ok. 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 Abbiamo recuperato. Sbagliato di poco, dai. No, ce n'è ancora. C'è questo. No. C'è questo. Finito, pare. Gente, attenzione! Ho finito il primo sacchetto! Incredibile! Sì, fantastico! Ammetto che è dura. Più che altro non si capisce cosa stai facendo. Intanto fa un po' incazzare. Però, secondo me, il peggio deve ancora venire. Bene, mettiamo questo ammasso di cose da parte e diamoci al numero 4. Per non farci mancare niente, c'ho anche la peste in sti giorni. Guarda quanti bei pezzettoni! Sì. La madonna. Poi più vado avanti, più diventano piccoli. Allora, mi serve questo e mi serve questo. E poi ci va dentro questo. Due ne vuole, perfetto. Così togliamo un po' di roba qua. One two, one two. Poi lì c'è quel coso. Una forma di coso. Trick e ballack. E lo mette così. E quindi questa è la nostra basetta. Non so perché ho finito il sacchetto, ma mi sono trovato con un altro mucchio di pezzi inutili, inutilizzabili. Direi che possiamo metterli da parte con gli altri. Numero 3. Beh, questo è facile. Eccolo, fatto. Questa è l'idea più stupida che abbia mai avuto. Una stronzatina. Madonna. Attenzione, perché alla fine del terzo sacchetto abbiamo la base finalmente fantastica con la targhetta, che non ce ne facciamo proprio un bel niente perché manca tutto il resto sopra. Sacchetto numero 2. E qui mo ti voglio vedere con questi qui che vanno messi
sulla testa che già... Occhio, occhio, che forse il cappello sopra riesco a farlo tutto d'un pezzo, guarda te. Diciamo che se non avete mai costruito un Lego, non siete molto pratici delle loro tecniche di montaggio, di sicuro questa è un'idea stupidissima. Meno male che non ho preso un Technic, tra l'altro, perché il Technic è praticamente un passaggio vincolante all'altro, non sarei mai riuscito a costruirlo. E perché questo è troppo lungo? 2, 4, 6, 8. La porca vacca. 15 uomini sulla cassa del morto. Eccola qua. La testolona, ma che bella. Anche il sacchetto numero 2 è finito. Più o meno è uscito tutto questo qua. Però sono avanzati dei pezzi che solitamente non avanzano. Tipo questi. Questi non avanzano quasi mai. E non so dove vadano. Oltre al fatto che mi mancano due pezzettini per completare questa parte che deve essere uguale a questa. Ah, pezzo di merda. Guarda che c'era la chiavetta, quella per tirar via i pezzi. Grazie Lego che l'avete messa dentro. Sì, forse era meglio aprire il sacchetto dall'uno, certo. Pagina 1, abbiamo finito. Questo è il casino che ora sul tavolo. C'è un sacco di pezzi, tutti preassemblati. Che però messi così non vogliono dire assolutamente niente. Adesso devo cercare di rimetterli assieme. Tra l'altro in tutta la costruzione mi mancano 3 pezzi, che probabilmente li ho già messi da un'altra parte in maniera errata. Dunque, alcuni pezzi me li ricordo, tipo questi due qua, perché li ho appena fatti, vanno qui, e questo in mezzo qua. E fino a qui tutto bene. Se non erro, questo qui dovrebbe essere il pezzo di sopracciglia, quindi dovrebbe andare qui. Mi guarda male, non capisco. E poi mi ricordo che ci andavano questi quattro cosi qui, così. Sicuramente possiamo chiudergli la testa, che dovrebbe essere così, mi pare che combacia bene. A forma di cranio potremmo attaccarci la base, che non so. No, porca paletta. No, zio Bau. Cazzato il tipo qua. Vedi che lo mette, però non ce l'ho. Manca un pezzo. Prima volta in vita mia che mi manca un pezzo sul Lego, non capisco. Allora, sto montando la parte davanti che fa tipo la faccia, la bocca, con i pezzi che avevo qui. Ah, ho trovato quello che ho perso. No. No, ho perso un pezzo per sempre. Beh, comunque ho trovato quello che avevo perso. L'ho messo qua. Non posso sbagliare. Chiedo scusa a Lego, Allora, questa va davanti. Cazzatissimo, boh, ti spacco tutto. Diciamo che ci siamo, di per sé il Lego è fatto. Peccato che mi sono avanzati giusto due pezzettini qua. Tra l'altro questi qui non avanzano mai. Questi qui vanno esattamente qui dietro, ma sotto ci va un altro pezzo che non trovo. Nel senso che li ho finiti, probabilmente ho sbagliato e li ho sostituiti con questo. Bene, quindi il mio consiglio è quello di non montare Lego al contrario, anche se è venuto abbastanza bene. E adesso lo smonto e lo rifaccio, perché devo capire com'è la storia. Ciao. Awesome.